ragazzi e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video di nail art sulle mie unghie. Allora, era un pezzo che non facevo questo video perché comunque ho avuto sempre unghie corte, quindi non potevo farlo, insomma, video su unghie naturali, diciamo, di nail art. Però queste non sono le mie unghie naturali, ho fatto la ricostruzione con il Creamy Builder di Passione Unghie e infatti l'ho lasciate trasparentine, alla fine si è messo sempre il lucido e perché così, cioè non ho messo un gel color e niente, che così potevo fare, ecco, questi video qua di nail art sulle mie unghie naturali, anche perché io dopo un po' qua ricostruzione, cioè nel senso con i gel color eccetera eccetera, dopo un po' mi stufo, ho bisogno di cambiare, quindi ogni tanto metto uno smalto almeno, lo levo quando mi sono stufato, faccio una nail art, rimetto uno smalto eccetera eccetera. E niente, quindi per questo ho la ricostruzione così trasparente, diciamo, la chiamo trasparente, nel senso che comunque senza niente, senza gel color. Allora, andremo a fare una nail art leopardata. Andremo a utilizzare, adesso vi faccio vedere i prodotti che andremo a utilizzare, cioè gli smalti, normali, semplici. Allora, io uso sempre una base, metto per non fare macchiare, casomai il lucido, insomma, ricostruzione per sicurezza. E vado a mettere questo qui della Melissa, che ormai è quasi finito, almeno lo finisco. Poi, dopo di quello, andremo a fare questo passaggio qui. Prenderemo lo smalto bianco, questo qui, questo della Cien, su tutte le unghie lo applichiamo, ovviamente sempre due passate. Poi andiamo a prendere poi con un dotter, questi qua adesso ve li faccio vedere, che per chi no, non sa cos'è, che ne so, si può chiamare sia dot che spot. Questi qua, c'hanno la punta qua un po' più grande e qua un po' più piccolina. E poi con il dot andiamo a prendere questo rosa qui, questo è il più chiaro per fare il pallino al centro, insomma, del leopardato, sempre della Sien. E poi andiamo a prendere quest'altro rosa più scuro per fare il contorno, dove sapete, no, la macchia del leopardo che è marrone, in mezzo il cerchietto, diciamo, rotondo, e intorno c'ha le righette, le linee nere. E invece io faccio il pallino bianco con questo rosa qui più chiaro e le righe con queste qui un po' più, con questo rosa più scuro, insomma, ecco. Niente, io adesso vi lascio al tutorial di questa nail art e ci vediamo dopo.
arte finita, sono molto soddisfatta di come mi è venuta. Mi piace veramente tanto questo bianco con questo leopardato rosa un po' più chiaro, un po' più scuro. Mi piace veramente tanto come è venuto e non mi dispiace. E la seconda passata, quando ho dato la prima passata di bianco, l'ho fatto asciugare, ho dato una seconda passata, ma ovviamente non è che l'ho ripresa. Comunque, già ve l'ho detto all'inizio che il bianco era due passate. E niente, questa nail art finisce qua. Io spero che vi sia piaciuta. Se è stato così, mettete il pollice in su sotto il video. Se volete, commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nail art e di come mi è venuta. E noi niente, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!